Buonasera fratelli e sorelle, nello spirito di verità il Consolatore che ci parla mi sta spingendo a dirvi questo. Una cosa che mi ha fatto scrivere oggi ed è molto bella. Su, lo spirito di verità il Consolatore ci sta parlando, perché un fratello ha scritto questo. Ricordiamo che Gesù ha sempre detto che sarebbe tornato solo al suono della settima tromba, cioè quando tutto sarà già compiuto. Questo significa che tutti coloro che dichiarano di ricevere messaggi dal Cristo e dagli esseri di luce, in realtà li stanno ricevendo dalle forze arcontiche o luciferine. Questa è una sua deduzione rispetto a quante persone stanno canalizzando dicendo di parlare con Cristo. Ma attenzione, la risposta dello Spirito. In realtà non è proprio così, per diverse specifiche che Cristo ci dette e ci dà. Per esempio, andate dunque e fate miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Amen. Matteo 28, 19 e 20. E quindi, stando con noi anche ci parla e insegna e ci raddrizza. È il nostro mediatore, il Cristo, che senza di lui davvero non possiamo fare nulla. Altri versetti. Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Luca 11,13. E lo Spirito Santo, lo sappiamo, ci rivela e ci dice le cose che non conosciamo o ci fa ricordare quelle che sono segnate in noi, ma che abbiamo dimenticato, ovvero sia che sono ancora addormentate in noi. Altri versetti. Vi ho detto queste cose stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Giovanni 14, versetti 25 e 26. E quindi ci sta ricordando quello che Yeshua, il Cristo, ci disse e ci insegna ogni cosa. Quindi ci parla per insegnarci, ma dobbiamo sondare gli spiriti, fratelli, e chiedere prove se quanto ci viene detto viene da Dio o dagli arconti luciferini. E Cristo ci aiuta a discernere perché. Altri versetti. Guiderà i mansueti nella giustizia, insegnerà ai mansueti la sua via. Salmo 25, 9. E altro. Io t'ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Salmo 32, 8. E altri versetti. E quando andrete a destra o quando andrete a sinistra, le tue orecchie udranno dietro a te una voce che dirà: questa è la via, camminate per essa. Isaia 30, 21. E quindi il Signore ci parla, è chiarissimo. E ancora. Il Signore, l'Eterno, mi ha dato una lingua esercitata perché io sappia sostenere con la parola lo stanco. Egli risveglia ogni mattina, risveglia il mio orecchio perché io ascolti come fanno i discepoli. Isaia 54. Quindi non è una prerogativa solo di un profeta. Ovviamente non arcontiano, Isaia era un profeta del Dio vivo, non del Dio arconte, dobbiamo discernere.
Quindi non è prerogativa di un profeta ascoltare la voce di Dio, ma di chiunque sia suo discepolo di Dio, che quindi crede ed ascolta perché lo ama. Altri versetti. Sì, se chiami il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, allora intenderai il timore dell'Eterno e troverai la conoscenza di Dio, poiché l'Eterno dà la sapienza. Dalla sua bocca procedono la scienza e l'intelligenza. Proverbi 2, 3, 5 e 6. Quindi anche qui parla dalla sua bocca procedono la scienza e l'intelligenza. Quindi è un soffio, un soplo di parola che entra in noi e vibrazione. Che si fa parola. Andiamo avanti. Altre scritture. Che se alcuno di voi manca di sapienza, la chiega a Dio, che dona tutti liberamente senza rinfacciare, e gli sarà donata. Questo è in Giacomo 1,5. Quindi anche qui è chiarissimo che qualsiasi cosa ci manca, la chiediamo a Dio e Dio ce la dà, quando lo chiediamo con tutto il cuore. Altri versetti. Eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il consolatore, ma se me ne vado io, ve lo manderò. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto lui, lo spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Giovanni 16, 7, 12 e 14. E quindi siamo proprio nel compimento di questa parola veritiera. Questo sta accadendo. Noi stiamo ricevendo l'annuncio delle cose a venire, noi stiamo ascoltando la parola dello Spirito di verità che ci parla. Questo è per chiarire veramente profondamente il fatto che il Signore ci parla ora più che mai. Quindi andiamo avanti. Perché? Lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento stesso quello che dovrete dire. Luca 12, 12. Quindi, insegnandoci, ci parla e ci dice, ci entra quello che dobbiamo dire senza pensarlo. E quindi, vi assicuro, ragazzi, che sono 4 anni che sto ricevendo istruzioni e tutto quello che scrivo, che dico come missionera al suo servizio e si completa perché si sta completando nello spirito che insegna nel momento tutto quello che dobbiamo dire o scrivere, dipende. E andiamo avanti. Se viviamo dello spirito, camminiamo anche guidati dallo spirito. Galati 5:25. E ancora, perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione. Ebrei 3, 7, 8. Quindi, oggi, se udite la sua voce, quindi qua è chiaro, chiarissimo. E per concludere questo viaggio di scritture chiarificatrici sullo spirito di verità, aggiungo le parole profetiche che sono oggi assolutamente in azione, che per volere dello spirito di verità di Dio ci lasciò come indicazione chi? Il profeta Gioele, sui tempi finali in cui siamo. E leggiamo in Atti 2, 16-21. Ma questo è ciò che fu detto dal profeta Gioele. E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni.
In quei giorni spanderò del mio spirito sopra i miei servi e sopra le mie serve, e profetizzeranno, e farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue, fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E mi sembra quindi chiarissimo che siamo in questi giorni. Tutto quello che è descritto anche qui da Gioele si sta compiendo. Ed è chiarissimo quindi che il Signore ci parla, ci istruisce, lo Spirito di verità ci rivela, ci corregge, ci direziona e molto altro, ma dobbiamo allinearci per poterlo sentire, vivere e realizzare. E come farlo? E qui abbiamo delle indicazioni del Signore. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Giovanni 14, 15. Quindi osservare i comandamenti implica essere nel cuore di Dio e quindi allineati e ricevere quindi la sua voce. E ancora, altre scritture. Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, poiché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Galati 5, 16, 17. Quindi non possiamo fare quello che ci pare e piace. No, c'è una legge di Dio, c'è un comportamento, ci sono dei comandamenti, c'è una decisione ogni giorno su quello che è. E questo è del mondo? Dove mi porta questa scelta? Mi porta a Dio o mi porta dal lato opposto? E ora più che mai va fatto, perché c'è la pulizia delle vesti adesso, eh? Ecco, quindi se amiamo il mondo e seguiamo i desideri della carne e quindi siamo in vibrazioni basse, non possiamo assolutamente essere nella condizione di ricevere le frequenze dello spirito. Vino nuovo in otri vecchi non può essere messo, se no sapete che fa? Pum, esplode e tutto il vino va per aria. È quello che succede. Quindi i vizi, fumare, bere alcolici, ci sono tante cose che devono essere allineate. Conclusione. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Romani 8, 12, 13. E ascolterete la voce dello Spirito Santo di verità. E questo me lo sta facendo propriamente aggiungere lo spirito di verità, per porre, come dire, una ciliegina su questa torta. Allora adesso un grande, immenso abbraccio e molte benedizioni a tutti i cercatori veritieri della verità che ci rende liberi. E grazie, Signore, per queste meraviglie che ci dai nello spirito di verità. Amen.